Subito, ecco, messaggio chiaro da ABC. Volete segnare, non si passa dalla diga. Da questo muro arancione che Maioli ha costruito, guardate com'è contento in panchina coach Mike, sta dicendo 7, 8, 15, 22. Proviamo a ripartire dopo la bellissima recuperata, ma perdiamo, recuperano i verdi, bel lancio per Ale, ma può giocare ancora Ale. Bel rimbalzo di Cazzamali. Sì, adesso scusate per il ritardo, adesso Mauro ci racconta i due quintetti con caratteristiche individuali e di squadra, e intanto sono due di Cazzamalli. Alina Mauro. Eccoci, come ha ricordato Enrico prima, le regole fisse dell'Under 13 prevedono due quintetti per i primi due quarti. ABC in campo con Belloni, Cazzamali, con numero 14 Fontana, con numero 16 Carioni Tommaso, detto Tomo, e con numero 18 Facca Ivan. Ennesimo rimbalzo da Schuster del numero 16 Benetta Enrico, in campo anche il numero 4 Guinto, il numero 14 Farnè Jonathan, il numero 5 il terzo fuori misura Zambelli e il numero 11 Sedazzari Mattia. Due punti di Schuster da sotto di Beretta. Fallo subito dal nostro Bellons Junior, che mi diceva prima negli spogliatoi viene direttamente alla partita di calcio perché fa il doppio sport. Cazzamalli parte di destra a sinistra, ma non gliela rubano. Già col para gomito. Non ha paura di nessuno. Una moda tutta bagnolese a quanto pare, perché anche l'altro bagnolese, Chidiu, si è presentato in campo col paragomito. Però Bellons di Pandino ce l'ha anche lui. E ho il dubbio che fosse lo stesso quello di Cazzamalli e di Chidiu. Bel segno di appartenenza e di fratellanza, passarsi il... Grande 14, abbiamo visto scambiarsi i paradenti, qua per fortuna è solo il paragomito. Buon rimbalzo di del numero 8. Riva, 18, l'8 è Cazzamalli. Maglietta ingannevole da parte del numero 18. Coach Maio le prova tutte, per caricare di falli un compagno, non uno. Bravo Maio. Sicuramente intortando gli arbitri con dei numeri a caso. Il ragionier Maioli. Non vogliamo rubare il soprannome al sempre ottimo Bonvini. Quindi Maioli d'ora in poi si diventerà il matematico. Voci dicono anche che sia capace di dare i numeri vincenti dell'otto. È un bel canestro questo qua del numero 4 di Schuster. Guinton Franz Gerard, che d'ora in poi sarà amichevolmente Franz. O Franz Gerard. Però il coach lo chiama, no, rimbalzo, non so come lo chiama il coach non lo chiama e prende anche un rimbalzo, bella Friends, tanto bombone dalla distanza, numero 11, tanto sa che a rimbalzo ci sono le Twin Towers, ci sono i genitori a rimbalzo e quindi viene tutto più facile. Mi viene a chiedere come mai con queste fisicità Schuster si è finito a fare il silver nel provinciale. Intanto ancora un grande vai che però si mangia il secondo canestro, il Bellons, riparte Franz, vuole andare al ferro, buona difesa di Riva che lo sbatte contro il canestrino. Ivan, scusate. Finta, a cui abbocchiamo tutti. Che difesa ragazzi, bravissimi. Il parziale è di 6 a 2. 6 a 1. 6 a 2. Mi ha girato 22 a 11. Hai ragione. Chiamo il matematico. Purtroppo non ho le stesse doti del buon coach Maioli. Un
bombona del numero 11. Attenzione, viene dato da due, nonostante le proteste di Gabri al tavolo. L'ennesimo errore è contare i punti. Porte mia, scusate. Da dire anche che Rotoli dovrebbe imparare che se alzi la mano in alto vale 3, se la abbassi vale 2. Se la alzi col 2 crei confusione. Cazzamaglia, la rimessa. Prova a darla Fontana. No, eh? Fontana. Pian piano impariamo i nomi. Bel lancio per non mi ricordo, e Beretta segna. Da sotto se la passano. Zambelli al numero 5. Non dobbiamo mollare. Guardate come difende Franz. Guardate Franz. Bravo Franz. Non c'è spazio. Cerca un compagno che non c'è. Prova un passaggio dentro. Non arriva. Può ripartire Schuster con Franz che va veramente a 2000 all'ora. Trova un passaggio per un cross. Quello è fallo. Questo no. Questa contesa sarà palla Schuster. Tanto un cambio per Schuster. Entra un nuovo tipo di pantaloncini. Omini Gabriele con numero 13. E a proposito di Omini, altri due da sotto di Berettone. È simpatica l'idea di Schuster di non aver neanche un paio di pantaloncini uguale. Tira, la palla va leggermente alta. Avranno preso esempio. Bravo Cazza, paura di nessuno. Bravissimo Cazza, va bene, stoppata, è palla nostra. Vediamo fuori Enrico, che lo vediamo con una coca. La classica dieta dell'atleta. Cambio anche in casa BC. Esce il numero 18 Ivan ed entra in campo Campanini Matteo. Ancora una penetrazione di Cazzamali, 1 contro 3. Trova un gas carico per Fontana che sbaglia da fuori e lotta a rimbalzo Tomo. La pressione di Belloni sul palleggiatore da Schuster costringe parecchi cambi di mano ed una persa. Difficoltà nel superare la metà campo, si rifugia ancora nel palleggio di Belloni con un arbitraggio permissivo che concede parecchi contatti anche su questo tiro di Cazzamali. Domina a rimbalzo Beretta, si lancia ancora in contropiede da Schuster guidato dall'11 che trova Beretta ottimo anche nella corsa tutto campo. A un terzo tempo da fermo che purtroppo non si fa fare, canestro annullato dal fischio di arbitro Rotoli. Time out per coach Maioli. Coach Maio vorrà sicuramente far notare alla squadra che quando difendiamo il recupero lo facciamo, e forse in attacco dovremmo far girare più palla, anche se mi è piaciuto molto Cazzamalli. La sua totale assenza di paura verso giocatori più grandi sia in età che di centimetri, anche perché va bene, prendo la stoppata, palla esce ancora mia, però una stoppata ogni due mi becco anche un bel fallo, me vado in lunetta. Tanto Gabri ha ottimi consigli da dare agli arbitri. Dicevamo che la squadra under 13 dell'Ombriano, che noi chiamiamo ABC perché è formata da ragazzi di ABC, è una squadra di prestiti dati a Ombriano, gioca col nome di Ombriano 2004, società storica del Cremasco che fa la Serie D, il presidente Soldati, che quest'anno sta facendo in Serie D un buon campionato, erano secondi fino a qualche giornata fa, adesso un paio di sconfitte, ma restano al vertice. Ultima vittoria a Chiari, speriamo una vittoria a scacciacrisi per Ombriano. Giocano proprio domani a Castel Covati, una sfida insidiosa per il campo brutto e per una squadra che ci crede sempre. Tra l'altro, doppia trasferta bresciana, saranno stati là in albergo in ritiro come le squadre professioniste, mi domando. Sì, me li vedo proprio.
Tra l'altro, qua il nostro Ray ha vinto una porchetta contro i migliori giocatori Castelcovati quest'estate. Ci racconti questa esperienza, Ray? Vinta Ray, coadiuvato da coach Maioli e coach Testi. Ricordiamo anche la presenza di Francesco Raccagnello e del super cecchino Michele Brusaferri. Tutta un'esperienza fantastica, soprattutto il pranzo finale dove abbiamo fatto andare la porchetta sudata e vinta meritatamente. È una bici che domina anche i tornei estivi. Soprattutto se ci sono porchette in palio. Soprattutto se c'è da mangiare e da bere, come è giusto che sia. Intanto, mini Bellons, prova ad attaccare. Prova uno scarico che non c'è. Mai urla, buttati, e si buttano un po' tutti. Intanto passaggio, era un bel movimento. E allungo... Beretta per Zambelli, contropiede condotto dai due lunghi. Basket moderno. È un basket talmente moderno che se si guarda indietro vede il futuro. Adesso... Non nelle divise, ma in tutto il resto sì. È forse una tattica, divisa vintage ma gioco moderno. Ma in tutto questo sai che c'è, siamo piccolini, ma siamo cattivi e agguerriti, non regaliamo un centimetro. Punteggio di 38-13, mancano 3 minuti per questo secondo quarto. Altro cambio di Maio, che ricordiamo deve far ruotare sempre gli stessi 6 giocatori per il regolamento, come abbiamo già ampiamente raccontato. Il Bellos vede il canestro, carica un bombone, si becca anche un pestone. C'erano i presupposti per 3 tiri liberi. Sì, non sarebbe stato così scioccante, visto anche il buono 1-3 che ho preso prima contro. Attenzione, bomba su bomba rispondono. Tanto rimbalzo, è uscita la torre, Gran si lotta su tutti i palloni, ma che divertente che è questa partita under 13. Tutta corsa e botte. Come che lotta come uno chef. Mani arancioni che si infilano e si attaccano a tutto. Ste preferisce fischiare il fuori, buona difesa di Beretta, insomma, che quei popaccioni lì muoversi e tenere più grossi dei miei, decisamente sì, tenere la velocità di Cazzamalli, è stato proprio bravo. E ripartiamo la nostra, bel lancio per intercettato, Frenz già di là, rimbalzo, ci siamo, un Beretta tutto campo, protagonista di questo secondo quarto, difende sugli esterni, prende rimbalzi, conclude il contropiede, fa tutto questo Beretta. Sì, forse d'altronde quando sei uomo in mezzo ai bambini ti viene tutto più facile. Forse sì, c'è anche già le basette, la barba, dovrebbe sfruttare anche un po' questo fisico finché c'è, andare a giocarsi magari un campionato più competitivo. Sono sicuro che a Milano squadre di buona elite che gli faranno la corte e ci sarà la fila. Perché comunque non è solo fisico, eh? Questo Beretta non mi dispiace, ha fatto delle belle letture, sa palleggiare, sa passare. L'ennesimo tackle da dietro di un giocatore vicino, deve essere una tattica provata in allenamento questa. Sarà rimessa per la BC, che abbiamo proprio faticato a trovare il canestro questo quarto. Sono un solo punto in questo secondo quarto purtroppo. Sono due, Mauro, però vabbè. Se volete lo ripeto fino a fine serata. A fine partita andrò a ripetizioni da coach Maio. Attenzione, fintone, attacca, bellissimo, bravo, 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 fa girare. Cosa ha fischiato? Pesta la riga. Allora buon fischio di Rotoli. E c'è un cambio. Esce Beretta che, ripeto, mi è piaciuto. Questo è un hooking spaventoso, ma... Gli abiti sono stanchi per l'allenamento di ieri da 19. Bell'intercetto di
Ale Junior. Per me ha di Jonathan Suarez. Di Suarez. Tanto la palla vola. Tentativo di tiro. Affrettato. Un gancio cielo che piace. Grandissimo recupero di Cazzavalli. E si concretizza con un tuffazzo, un recupero, ragazzi. Cazzamalli c'è proprio scritto in faccia, scusa, chi sei? E cosa vuoi? Io recupero e tiro, poi tu guardami. Marcato dal bravissimo Franz. Una gran sfida tra Franz e Cazzamalli. Partiamo la palla, Tomo placcaccio che, di Tomo. Che sta picchiando tutto quello che passa nei suoi dintorni. L'ennesima spinta a gioco fermo. La paura non gli manca al buon Tomo. Arbitri presenti con ben due fischi in questo quarto. 10 secondi alla fine. 6, 5, riceve il postone. Si gira con un bel movimento. Forse non tanto del corpo, ma spezzato bene il polso. Un bel tiro di polpastrelli, sensibilità per Zambelli Andrea. Sicuramente il fisicone si va a riposo, peccato per questo quarto, 46-13, quindi il parziale parla di un 24-2. Peccato, questo quarto non ci voleva, dopo il bel 22-11 primo quarto, vedremo il terzo quarto dove gli allenatori sono liberi. A dopo.